La rete ospedaliera regionale per l'emergenza sanitaria da Covid passa l'esame dei commissari tecnici della struttura commissariale del Generale Figliuolo, che oggi hanno fatto tappa in Abruzzo, prima a Pescara e poi a Chieti, per verificare lo stato dei reparti dedicati alla lotta contro la pandemia e la funzionalità dei 66 posti letto in più di intensiva e 92 di subintensiva, creati rispondendo alle esigenze di aumento, così come previsto dal piano Covid regionale dello scorso anno. Soddisfatta, l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. Il sopralluogo da parte della struttura commissariale è un sopralluogo finalizzato alla verifica dei lavori che in breve tempo la nostra struttura commissariale ha messo in atto al raggiungimento di obiettivi importanti come l'aumento dei posti letto di terapia intensiva e subintensiva. La struttura commissariale si è complimentata per i risultati raggiunti e soprattutto sta prendendo atto di tutte quelle innovazioni, sia da un punto di vista strutturale, sia da un punto di vista di strumentazione che tutte le nostre ALS hanno messo in atto, e quindi una visione diretta dell'operato che noi abbiamo svolto nei mesi precedenti. La rete Covid è una rete che è stata approvata dal Ministero della Salute, è una rete che porta a un aumento dei posti letto che sono attivi, ma soprattutto quello che emerge, abbiamo messo in atto una ristrutturazione, riorganizzazione che può essere valida per qualsiasi pandemia. La pandemia, come sapete, ci stanno momenti in cui abbiamo un aumento dei numeri e invece altre volte abbiamo una linea, diciamo, piatta. Quello che è importante è che emerge che non ci sono casi gravissimi, e quindi vuol dire che soprattutto nella nostra regione stanno lavorando anche a livello sia di prevenzione ma anche con i monoclonali, per cui appena si ha una diagnosi dove è possibile somministrare questo tipo di farmaco stiamo vedendo che sta dando delle risposte.